preciso e minuzioso. Che pensi? Guarda, io penso che stia uscendo in quest'ultimo mese, in cui queste storie sono state moltissime, uno spaccato molto preoccupante da un livello, dal punto di vista morale di un mondo. E io credo che questo non lo possiamo cancellare, perché io non so se Fausto Brizzi è il capro espiatorio che deve pagare per tutti per risolvere la questione, ma ormai mi è chiaro che c'è la signora che attacca il premio Oscar, quell'altra signora che va in televisione. Cioè, tu dici un sistema ormai si allargherà a macchia d'olio, per non si può allora frenare. Il dato che mi preoccupa è che adesso siamo tutti concentrati sulle 15 storie di Fausto Brizzi. Lori del Santo ha in parte ragione, è abbastanza poco credibile che Fausto Brizzi non abbia avuto relazioni, diciamo così. È un ragazzo bello, potente, e il potere attira, ce lo insegna Lori del Santo. Ora io dico, questi comportamenti sono generalizzati, e questo è il punto vero, perché se c'è di mezzo il premio Oscar, se Asi Argento dice, senza fare il nome, che un regista importantissimo davanti a lei si è fatto vedere nudo quando aveva 16 anni con evidenti intenzioni, se ci sono quello che mette in mezzo il regista premio Oscar, se tutto questo è così generalizzato, c'è un problema di moralità di questo ambiente? È forse un po' più interessante discutere della moralità di questo ambiente piuttosto che utilizzare Fausto Brizzi per risolvere il problema e addossare a lui ogni colpa, peraltro stando attenti a non fare nessuna denuncia penale, cioè senza verificare di adesso, fatto adesso vedremo se poi le denunce accaduto. Ci saranno o meno. Questo procedimento, che è letterariamente ben descritto con il caso del capo espiatorio, leggete i romanzi meravigliosi di Daniel Pennac, lo dico all'amico Claudio Bisio, no, ho paura che stia dentro adesso questo tipo di narrazione, intanto un mondo profondamente marcio che se la prende col quarantenne, che può essere... C'è Alessandro che dissente. Sento, perché come sai, da quando ne parliamo, dall'inizio del caso Weinstein, io dico chi se ne frega di questo mondo. A me quello che interessa è che c'è in tutto il mondo le donne che ci fanno sapere che stanno a disagio, ovunque ci sia un uomo di potere che in qualche modo ne approfitta. E insisto, in ospedale, in fabbrica, in ufficio, a casa. Quindi a me, allora non è un mondo marcio, non funziona il rapporto maschio-femmina. È la stessa dinamica? Se in gioco lo stipendio da 1.000 euro o il contratto assolutamente d'opinione. Sì, assolutamente qualche volta sono anni che noi diciamo che siamo denunciano per favore, le donne da 1.000 euro denunciano, non è vero affatto, vanno in magistratura, non è vero affatto, denunciano, magari ma sono costrette a cambiare lavoro o cambiare non risolto azienda. Come speravamo il problema fra chi esercita il potere, che è ancora prevalentemente uomo, e chi lo subisce, e in questo rapporto entra il sesso, che invece dovrebbe avvenire soltanto se c'è piena adesione reciproca. Sì, però allora aspettate, ci fermiamo un attimo qui, perché Stefania Bardelli adesso ci fa venire? Sì, no, volevo dire complessivamente, attenzione, mettiamo in campo tutta, squaderniamolo tutto questo argomento, perché ha ragione Cecchi Paone, c'è l'elemento del ricatto sessuale del potente che utilizza il suo potere e fa sì così di essere violento, perché è oggettivamente violento il potente che lo utilizza. Attenzione anche all'utilizzo del sesso come merce di scambio, però. Attenzione alle donne che non proteggono la dignità del loro essere donna. Attenzione al mercato che si crea, perché c'è un mercato fatto di denari attorno a tutto questo. Attenzione, quando i denari sono tanti e il sesso può essere una utile merce di scambio, ecco, è l'immoralità complessiva che rende pericoloso e impossibile quasi districare la ragione dal torto. Allora, guarda, se Mario, non ragioniamo di tutto questo complesso di argomenti, rischiamo davvero di fare una narrazione parziale non risolutiva del problema. Allora, mentre invece questa è una grande occasione per rimettere moralità in un sistema marcio. Io lo ripeto, l'impressione che ho è che il sistema sia marcio. Siamo d'accordo, sì. Precisare che Dino già